Siamo qui con la Croce Rossa Italiana, Comitato di Castellamonte. Paolo Garnerone, presidente. Benvenuto Paolo. Grazie. Anzi, grazie per l'ospitalità, visto che Benvenuti a voi. siamo noi da voi. Comitato di Castellamonte. Come si trova il comitato a Castellamonte, in questa città? Allora, il Comitato di Castellamonte è intanto da tantissimi anni, da oltre 65 anni in città, dal 1983 in servizio, diciamo, permanente, diciamo così. L'attività non è mai stata interrotta, le sedi sono cambiate, la prima sede, come dire così, continuativa era in Piazza Zucca. Dopodiché per alcuni anni siamo stati all'ex mattatoio e dopodiché abbiamo trovato questa sistemazione qui in collaborazione col comune, con ASA e con diversi enti. Siamo riusciti, insomma, a ristrutturare una parte di questo capannone e a trasferirci qui dal 2008. Ci troviamo così. Oggi il comitato ha all'attivo circa 240 soci, oltre 10 dipendenti, e le attività svolte sono tutte quelle istituzionali o quasi tutte della Croce Rossa Italiana. Noi in particolare lavoriamo in diversi campi, sia dell'emergenza, che dei trasporti sanitari in convenzione con l'ASL TO 4 e con Città della Salute di Torino. Quindi ci sono delle ambulanze dedicate al servizio di emergenza 118 e un'ambulanza dedicata ai servizi di trasferimento urgente dall'ospedale. C'è una convenzione con l'ASL TO 4 firmata da una decina d'anni con tutti i comitati di Croce Rossa del Canavese e in questi giorni proprio sono nati i bandi per il prossimo anno e quindi insomma, stiamo lavorando per garantire servizi anche nel 2022. Una cosa bella è la vicinanza comunque dei cittadini al comitato, oltre che dell'amministrazione, perché molti mezzi sono stati acquistati proprio grazie al fatto che i cittadini riconoscono il vostro operato e l'utilità fondamentale di Sì, ciò in che fate. realtà nell'ultimo anno e mezzo con l'evento brutto del Covid, questa cosa è stata un po' enfatizzata, ma la popolazione è sempre stata vicino al comitato, tant'è che due ambulanze sono state donate interamente da due famiglie proprio di Castellamonte e oltre a questo riceviamo spesso delle donazioni anche durante l'anno che noi destiniamo all'acquisto di mezzi, all'acquisto di attrezzature, all'acquisto di generi alimentari. Insomma, per soddisfare un pochino tutte le esigenze. Oltre alla popolazione che è molto vicina, è vicina naturalmente all'amministrazione, perché insomma, nel susseguirsi degli anni, nel susseguirsi dell'amministrazione, tutte sono state sempre vicino alla Croce Rossa. L'attuale amministrazione, anche perché è stato questo l'anno, insomma, un po' dell'emergenza mondiale, più volte ci è stata vicino con dei contributi, con degli aiuti, anche con la presenza fisica degli amministratori che ci hanno aiutati, dal sindaco prima di tutti, in molti momenti di difficoltà. Quindi sì, sono tutti molto vicini. E ogni volta che è inaugurato un nuovo mezzo è anche un momento per ricordare dei volontari che sono stati importanti per il comitato e che purtroppo sono scomparsi. Assolutamente sì. Noi in genere c'è un po' questa usanza di dedicare i mezzi quando li inauguriamo a qualcuno che non c'è più. Purtroppo negli anni sono molti quelli che insomma, sono andati avanti, diciamo così, e quindi noi abbiamo pensato di ricordarli tutti insieme, installando un piccolo monumento al cimitero con delle targhette con i loro nomi, in modo che insomma anche per noi sia un momento, insomma, di vicinanza con tutti, un ricordo di tutti, anche quelli che non sono seppelliti a Castellamonte. Adesso passerei a parlare delle varie attività, partirei con la vicepresidente per quanto riguarda la parte dei giovani e delle iniziative sociali. Valentina Guglielmetti, vicepresidente del Comitato,
che si occupa, tra tutte le altre cose, soprattutto dei giovani. Sono numerosi i giovani in Croce Rossa Castellamonte? In questo periodo abbiamo all'attivo circa 60 giovani, è uno dei numeri più alti dell'ultimo periodo. I giovani in Croce Rossa si occupano trasversalmente di tutte le attività. Negli ultimi anni non possiamo definire o classificare delle attività specialmente dei giovani. Fortunatamente possono portare il loro apporto sia di innovazione, di freschezza, eccetera, a tutte le attività. Ovviamente compatibilmente con l'età, nel senso che alcune attività ovviamente possono farle solo i maggiorenni, ma le attività di promozione e le attività sociali in realtà possono farle già a partire dai 14 anni, perché i giovani di Croce Rossa possono accedere all'associazione a partire dai 14 anni, appunto. E come volontari, quali range d'età avete? Quindi dai 14 anni in su, sempre dei giovani. Sì, penso che i più piccolini, i più pulcini abbiano tra i 16 e i 17 anni e assolutamente superiamo i 30. Come si avvicinano al comitato? Ma allora, con l'attività di promozione del volontariato classiche, come attività di Castellamonte spesso e volentieri cerchiamo di raggiungere i giovani all'interno della scuola. Abbiamo una collaborazione ormai da 5 anni con il liceo Faccio, che è il liceo artistico appunto di Castellamonte, dove portiamo per le classi quinte un gioco di ruolo sul diritto internazionale umanitario e questo ci permette di entrare a contatto con la fascia giovanile. Poi raggiungiamo i giovani con le attività di piazza e per questo ci aggreghiamo alle attività che la città di Castellamonte, l'associazione commercianti, organizza per le varie festività o per le varie iniziative comunali e noi cerchiamo di, insomma, di essere presenti e di contribuire. Non soltanto dei giovani, ma ti occupi anche di tutto quello che sono le iniziative sociali, se così vogliamo chiamarlo, quindi sostegno alla popolazione, aiuto soprattutto visto il periodo pandemico che vi ha impegnato ancora di più. Assolutamente sì, le attività sociali ci sono sempre state. Nell'ultimo periodo, forti anche purtroppo della pandemia, sono diventate attività sotto gli occhi di tutti. Noi attualmente abbiamo circa 30 famiglie che sosteniamo mensilmente con una consegna di generi alimentari di prima necessità. E sono famiglie che ci sono segnalate dai servizi sociali del comune e dal consorzio del CIS38. Ma non abbiamo solo questo tipo di attività, nel senso questa è l'attività tradizionale che ormai portiamo avanti da una decina d'anni, a cui si sono affiancate tutta una serie di attività che abbiamo scoperto e inventato purtroppo a causa del Covid, come la consegna di farmaci a domicilio, la consegna spesa a domicilio per le persone che, specialmente quando la fase della pandemia era più dura, non potevano uscire o era consigliato per loro non uscire. E nel nostro piccolo abbiamo raggiunto dei numeri importanti perché comunque abbiamo fatto più di 300 servizi, unite ovviamente a questo tipo di attività ordinarie. Stiamo cercando di diversificare comunque la tipologia di servizi anche perché ultimamente anche i volontari sono più sensibili a queste tematiche. Quindi abbiamo dei progetti di inclusione sociolavorativa in partnership con altri enti ed associazioni del territorio per persone diversamente abili. E poi abbiamo partecipato con Fondazione Francesca Rava di recente ad una raccolta farmaci per i bambini che sono in famiglie con difficoltà economiche, quindi abbiamo raccolto sia presidi sanitari che farmaci da devolvere a queste famiglie, raggiungendo i 350 pezzi, che è un numero importante, Certo. ecco. Un appello ai giovani, tornando di nuovo a loro, perché dovrebbero avvicinarsi al volontariato e come possono fare? Allora, parto da come si può fare. Ok. Allora, perché soprattutto per i giovani è molto semplice, si va su un sito internet che è www.gaia.cri.it, ci si iscrive e non appena viene organizzato un corso di formazione si riceve un'email, quindi accedere è molto semplice. E iscrivetevi perché in realtà è un'esperienza che cambia la vita, secondo me, anche se uno lo fa per un breve periodo di tempo, comunque porta una serie di competenze non solo pratiche, nel senso si imparano sicuramente un sacco di cose, ma anche come persona si cresce molto e lo dico per esperienza personale, perché sicuramente la Valentina di 11 anni fa non era assolutamente così e quindi lo consiglio, ecco, mettiamola così.
E adesso parliamo di emergenza con il consigliere delegato, appunto. Carlo Nizia, consigliere del comitato delegato all'emergenza. Come è strutturata l'emergenza? Di cosa si compone? Noi adesso in questo momento abbiamo, come già diceva Paolo per lanciarmi il discorso, due convenzioni in atto di due ambulanze, una di servizio avanzato e una di soccorso di base. Poi abbiamo la classica rianimazione, che è quella storica che abbiamo da tanti anni convenzionato con la 84, principalmente con le due MSA e l'MSB. Poi c'è tutta una struttura all'interno che comunque fa parte sempre dell'area emergenze, che comunque va a dare sostento più che altro logistico ai vigili del fuoco quando ci sono stati ad esempio gli incendi della Cascina qua vicino a Sant'Antonio, gli incendi boschivi dove tengono personale comunque fermo per tanti tempi, poi la ricerca persone con un gruppo OPEM, che è abbastanza folto e risponde abbastanza bene alle emergenze, che si dà disponibile per poter effettuare la ricerca. Ovviamente queste attivazioni vengono fatte tutte dalla sala o provinciale o regionale, oppure dagli stessi vigili del fuoco, con cui collaboriamo benissimo da anni e anni e anni, anche con quelli di Castellamonte. Il territorio è questo, quindi è la zona abbastanza grande. Ma nello specifico di cosa ti occupi? Io mi occupo dell'area 3, che è quella che gestisce l'emergenza, quindi di tutta la parte che riguarda le ambulanze, che riguarda la parte dell'emergenza. Ho un delegato sotto di noi, che comunque è quello che si occupa della gran parte della burocrazia, comunque di tutto quello che è l'organizzazione dell'emergenza, da quando viene allertata, quando viene chiusa, con il personale ovviamente sul posto. Bon, questa è la cosa, il succo dell'affare. Poi quest'anno con il Covid, in questi 2 anni, non abbiamo potuto neanche poter organizzare dei corsi, né di aggiornamento né dei nuovi corsi per le restrizioni in atto, se non l'avremmo fatti volentieri anche in piazza. L'ultima volta siamo riusciti ad andare a Castellamonte, abbiamo fatto il barricello per i bambini per fargli andare su e giù con le corde, queste cose qua, che comunque è una cosa che tira parecchio, perché comunque alla fine l'abbiamo fatta anche se il pezzo era corto, ma comunque abbiamo avuto un'adesione massiccia delle persone che comunque anche solo curiose per venire a vedere quello che fanno. L'area poi ce n'è di tutto, dai cani al soccorso in acqua, a comunque qualsiasi attività che ognuno prospetta e può esserci all'interno. Io mi occupo anche delle telecomunicazioni all'interno del comitato, che ultimamente sono un attimino lasciate da fare con l'avvento dei cellulari, ma stiamo cercando di definire, come noi, anche in tutte le altre regioni, la possibilità di poter avere una rete più coordinata in modo da poter essere tutti unificati. Cioè, se io vado a Torino ho bisogno di chiamare un'ambulanza a Torino, ho la possibilità di comunque di poterlo fare. Lo faccio anche adesso, però con delle restrizioni. Okay? Adesso questo discorso si sta ampliando, quindi cercano di uniformare il territorio per tutti uguali, in modo che abbiamo tutti la stessa posizione. Questo è il succo della cosa. Le Sono numerose le chiamate per chiamate emergenza. ultimamente sono di nuovo un pelino aumentate, non come l'anno scorso, come 2 anni fa, per fortuna, però anche il personale ha risposto bene. C'è qualcuno che ha avuto un po' più di paura, qualcuno che ha avuto un po' meno paura, però siamo ancora qua. Quindi alla fine questa è una bella cosa, anche per Castellamonte. Grazie. Prego.